ben ritrovati con il nostro TG Sport. Quest'oggi la squadra non si è allenata, quindi non vi diamo aggiornamenti per quanto riguarda il lavoro e come si sta proseguendo in vista della prossima sfida e la primissima di campionato contro la Juventus. Oggi vi parliamo di quanto voi tifosi siete affezionati alla squadra e i dati che abbiamo raccolto in merito alla campagna abbonamenti che vanno ancora una volta a testimoniare che il claim di quest'anno è proprio azzeccatissimo. I suoi tifosi non sanno stare senza l'Udinese. Non so stare senza te, una parte di coro ormai radicato nel tifoso bianconero, ma al contempo anche un dato di fatto si è traslato nella vita reale, perché il tifoso della squadra friulana non sa davvero stare senza la squadra e i suoi beniamini. Lo ha dimostrato presentandosi all'Udinese Arena in buonissimo numero anche nel turno preliminare di Coppa Italia contro il neopromosso in B Catanzaro lo scorso 11 agosto alle ore 18, data e orario di certo non tra i più semplici, ma lo ha fatto vedere soprattutto nei numeri eccellenti che hanno convinto l'Udinese Calcio a prolungare la campagna abbonamenti. Per la stagione 2023-2024 è stato già infatti superato il tetto delle 13.000 tessere, dato più che significativo se si considera il dato complessivo della scorsa stagione di 12.256 tessere staccate, con la curva nord che adesso è praticamente esaurita come posti. Ne avanzano soltanto 93 ed è un segnale di grande entusiasmo e ottimismo nei confronti del lavoro della squadra e di una società ormai consolidata da un trentennio in Serie A. Numeri che segnalano un ritrovato bel rapporto in generale in Italia tra il tifoso e l'evento dal vivo, nonostante un mercato in cui i campioni sono sempre sotto la lente di ingrandimento degli altri campionati, come l'Arabia, ma che premia anche le tante iniziative delle singole società, sempre ottime quelle del club friulano, con pacchetti dedicati agli studenti, agli sportivi e soprattutto alle famiglie in uno stadio all'avanguardia nel suo essere family friendly. Basti pensare che gli abbonamenti al settore dedicato alle famiglie sono andati esauriti in pochissimi giorni. Per questo, con grande soddisfazione, il direttore generale bianconero Franco Collavino ha annunciato il prolungamento della campagna abbonamenti Non so stare senza te fino al prossimo 31 agosto. Per la precisione, fino al 21, anche all'Udinese Point della Curva Nord e poi unicamente ai botteghini esterni dello stadio. Dopo il Ferragosto, dal 16, si ricomincerà a staccare tessere per la prossima stagione, senza porre limiti a dove possa spingersi la grande passione del popolo udinese, che da quando c'è lo stadio nuovo viaggia a una media di 21.000 spettatori a partita e che ora questa cifra vuole avvicinarsi con il dato degli abbonamenti per spingere sempre al massimo la squadra di Andrea Sottil, a cominciare dall'attesissimo vernissage in Serie A contro gli altri bianconeri, quelli della Juventus, che domenica 20 agosto giocheranno contro i primi bianconeri d'Italia alle 20:45 in uno stadio che sarà senza alcun dubbio tutto esaurito. La passione è tanta, la voglia di fare sul serio cresce, abbonarsi è un obbligo, ma soprattutto un piacere. Parliamo ora di mercato con le ore delicate che riguardano la trattativa di Lazar Samardžić. Il giocatore è rientrato momentaneamente a Udine in attesa di chiarire quella che sarà la situazione che appunto dovrebbe vederlo nell'immediato futuro legato ai colori nerazzurri, però come sappiamo l'entourage del giocatore ha imposto una cifra più alta per quanto riguarda la percentuale della clausola. Vi aggiorneremo per quanto riguarda quello che sarà questo aspetto. Facciamo il punto invece su quella che sarà la trattativa che andrà probabilmente a slegarsi con Fabian, il giocatore che invece dovrebbe arrivare proprio qui a Udine, ma soprattutto cerchiamo di capire anche le indiscrezioni in merito ad altri giocatori bianconeri nel caso di Beto, oppure ex bianconeri nel caso di Pereira. È tornato il caldo afoso negli ultimi giorni sul Friuli Venezia Giulia e da qui a fine agosto ad aumentare la temperatura ovviamente ci sarà. Come sempre ancora il calciomercato che continua chiaramente ad essere protagonista nonostante le lamentele degli allenatori, vedi Sarri e Sottil, che hanno chiesto a gran voce di accorciare le sessioni estive. Ma questo è e non si può fare altrimenti e di conseguenza le voci continueranno ad esserci. Vedi quella su Beto che sembra essere tornato nei pensieri dell'Everton e del Nottingham Forest in Inghilterra, anche se al momento di concreto non c'è assolutamente nulla con il portoghese che è carico e concentrato in vista della sua terza stagione in Friuli. Terza stagione con i colori bianconeri addosso anche per Neuen Perez, che nelle ultime ore sembrava fosse stato sondato dall'Ajax, che alla fine ha però virato le proprie attenzioni sull'ex Verona e Atalanta Schuttalo, che è volato quindi in Olanda per chiudere con i lancieri.
Pericolo scampato quindi con l'Udinese, che adesso tornerà a concentrarsi sull'acquisto dell'ultimo centrocampista da inserire in rosa. Si è vociferato che la famiglia Pozzo stesse facendo un pensiero per Basic della Lazio, ma l'operazione sembra difficile e allora ecco che i nomi sono sempre quelli del Tucu Pereira e di Giovanni Fabian. Il primo adesso sembra essere tornato in realtà anche nelle mire dell'Inter, qualora l'affare Samardzic non dovesse sbloccarsi, e l'Udinese, come per scherzo del destino, lo prenderebbe a sua volta proprio qualora salutasse definitivamente il serbo. Fabian invece potrebbe giungere in Friuli anche in un'operazione a questo punto slegata da Samardzic, un'operazione che Inter e Udinese avevano già raggiunto e definito in tutti gli accordi. Non resta che attendere e scoprire cosa succederà nelle prossime ore. João Ferreira, l'esterno bianconero arrivato in questa sessione di mercato, si è presentato ai nostri microfoni. Andiamo a sentire un breve estratto dell'intervista che però vi verrà proposta integralmente questa sera prima di Udinese Tonight. You said you should still know the Serie A, but the first game of the league is against Juventus here in the Udinese Arena. I don't know, I think I look to the game like every other game. Almeno dal mio punto di vista personale sarà una partita come tutte le altre. Sì, ok, la Juve, penso che è una partita in cui in realtà dovremmo concentrarci solo su noi stessi, su quello che ci chiederà il mister, senza pensare a nient'altro che sia al di fuori di queste cose. We have any options to win the game. Against Catanzaro, it was your debut in the with Udinese shirt. How was the feeling? Was feeling good to make my first. È stato bello esordire con la maglia dell'Udinese, è stato bello, intenso di fronte a un pubblico caldo. Mi è piaciuto, ma sarà ancora più bello farlo in Serie A. I enjoyed and I will enjoy more to play in Serie A. And you started the action of fourth goal of Luca for the with the ball to Zarraga. No, dai, ha fatto un passaggio semplice, Zarraga ha fatto il resto. Did the rest. Yeah. But in general what kind of match has been for Udinese, you saw partly from the bench and partly on the pitch. Yeah, it was a good game, you know. È stata una buona partita da parte nostra, poi io sono entrato sul 3-1, c'erano molti spazi, la partita era più aperta, chiaro, rispetto a quando entri sullo 0-0. È stata una gara perfetta per esordire, perché ho messo dentro minuti importanti per farmi trovare pronto all'esordio in Serie A. Passiamo ora al Pordenone. La squadra del presidente Mauro Lovisa è in attesa del verdetto definitivo sull'ok per la situazione in merito alla situazione finanziaria, appunto, oppure sul fallimento. La data è il 21 agosto, però la squadra ha ripreso ad allenarsi agli ordini di mister Cottafava. Facciamo il punto. Segnali importanti giungono da Pordenone, laddove la squadra del presidente Mauro Lovisa ha ripreso ad allenarsi in attesa di conoscere il proprio futuro. Una ripresa degli allenamenti che fa capire quanta fiducia ci sia sul buon esito della partita che si sta giocando nelle aule dei vari tribunali che in questi mesi si sono occupati di provare a salvare il salvabile per quanto riguarda la situazione debitoria dei Ramarri. Il grande lavoro svolto ha quindi intanto convinto Lovisa a far ripartire il lavoro sul campo con un gruppo di giocatori formati da giovani ed ex primavera che negli anni passati avevano già sudato a livello giovanile la maglia nero-verde. A capitanare la squadra per esempio ci sono Secli e Banse, due che avevano esordito addirittura in Serie B, e a guidare il gruppo c'è il nuovo allenatore Marcello Cottafava, ex tecnico della Primavera di Torino e Sampdoria ed ex giocatore di quel Treviso che nel 2005-2006 fece addirittura capolino in Serie A. Il via agli allenamenti quindi è un bel segnale per far capire che la società è viva, anche se poi dipenderà tutto da quello che accadrà tra una settimana, quando lunedì 21 agosto il giudice del Tribunale di Pordenone si pronuncerà sulle sorti del club. Le opzioni, chiaramente, sono due. O deciderà di ammettere il sodalizio al concordato preventivo in continuità, oppure ne sancirà il fallimento. Nell'aria però c'è fiducia, anche perché, nonostante sia ancora da ratificare, è stato quantomeno accettato il piano del pagamento arretrato degli stipendi da parte dei circa 80 tesserati che ne dovevano godere. Il sì è arrivato da parte di tutti e questo è un aspetto che dovrebbe permettere alla squadra di iscriversi alla Serie D, come sempre sognato da Lovisa e dal socio La Rosa.
Tutto però dipende appunto dal giudizio finale che arriverà il 21 agosto. Se ci sarà il via libera, allora l'iscrizione in sovrannumero alla Serie D sarebbe pressoché scontata e di conseguenza si sbloccherebbero anche le sponsorizzazioni raccolte e che sono vincolate solo ed esclusivamente alla partecipazione alla quarta serie nazionale. C'è fiducia, ma per cantare vittoria bisogna aspettare ancora un po'. Ed ora siamo pronti per collegarci con il nostro Stefano Giovanpietro, che è in diretta per noi da Cividale, dove è iniziato il ritiro della Web Gesteco. E allora vengo da te per raccontarci i primi movimenti sul parquet della squadra, Stefano, e anche per farci ascoltare alcune voci. Buonasera Stefano. Eh sì, buonasera Eleonora, buonasera a tutti coloro che ci stanno seguendo. Siamo in diretta dal Palazzo Gesteco di Cividale, dove oggi inizia ufficialmente la stagione della Web Gesteco, inizia se vogliamo ufficialmente la stagione del basket, che come sappiamo ha delle date ben diverse rispetto al calcio. A cavallo di Ferragosto si comincia un po' a ritrovarsi e rispetto alle altre squadre del Friuli Venezia Giulia, Cividale anticipa di qualche giorno. In questo 14 agosto si è ritrovata nel palazzetto casalingo. Perché? Perché devono svolgere comunque delle sedute, come vediamo anche alle mie spalle, fisiche, atletiche. Ci saranno molti test per valutare un po' tutte le condizioni di come sono tornati i giocatori confermati, su tutti i capitan Rota, Miani, Furin, Dell'Agnello, ma anche i tanti giocatori nuovi come Isotta, Bartoli, Berti, Mastellari. Sono parecchi gli innesti della squadra gialloblu. Non c'è Lucio Redivo, ovviamente assente più che mai giustificato, perché è con la nazionale argentina che sta partecipando al torneo preolimpico. Nell'ultima partita ha anche segnato 12 punti, quindi un po' il fiore all'occhiello della squadra di coach Pillastrini. È atteso più in là, quando il ritiro si sposterà a Lignano, poi si tornerà a Cividale, poi in Carnia, a Sutro e Paluzza, per completare il percorso prima della Supercoppa. La giornata vera e propria di inizio di allenamenti con la palla, con gli schemi e con il coach Pillastrini, anche lui oggi assente, è per il 17 agosto. Da lì la squadra gialloblu farà sul serio e si preparerà al meglio, tra l'altro ai primi test amichevoli, importantissimo quello di fine agosto inizio settembre a Lignano, il Memorial Bortoluzzi, che è sempre molto sentito da queste parti. Abbiamo avuto modo di vedere insomma entusiasmo, voglia di fare bene sia da parte dei vecchi e dei nuovi, anche se sarà un campionato molto più difficile rispetto all'anno scorso, perché Cividale non è più una sorpresa, ormai le squadre la conoscono e l'affronteranno in maniera diversa. Questo concetto ce l'ha detto il capitano Eugenio Rota, che è tra le voci che abbiamo sentito proprio prima dell'inizio dell'allenamento e che vi andiamo a riproporre per sentire un po' qual è l'umore, qual è il polso della squadra che vuole confermarsi in questo difficile anno di A2, sentendo le parole del capitano dei gialloblu. Ti saluto Eleonora e ovviamente saluto anche tutti coloro che ci stanno seguendo. Eugenio Rota, capitano Rota, si ricomincia quest'anno. Il primo anno è stato entusiasmante di scoperta della 2 per Cividale, quest'anno è quello delle conferme in un girone che è tostissimo, non sarà facile. Ma sicuramente hai detto tutto tu, insomma, io posso confermarti quello che hai detto. Ci sono meno squadre, ci sono squadre più forti, ci conoscono e quindi sicuramente quelle che l'anno scorso potevano essere le difficoltà di approccio, quest'anno saranno le difficoltà di conferma e noi dovremmo farci trovare pronti come ci siamo fatti trovare l'anno scorso, ancora di più, ma come ci siamo fatti trovare pronti il primo anno in cui è nata la società. Insomma, è quello che abbiamo sempre fatto, dobbiamo continuare in questo percorso nato ormai 3 anni fa e portarlo avanti. Ecco. È ancora presto magari per dare giudizi, però tanti ragazzi nuovi arrivati, dal primo approccio insomma come ti sono sembrati, poi bene o male li abbiamo conosciuti tutti sul parquet l'anno scorso, però anche umanamente come ti sono sembrati? Ma adesso non voglio dire cose non vere, perché li ho conosciuti 2 minuti fa, quindi è difficile, però sono tutti ragazzi giovani, tutti ragazzi che sembrano perfetti per la filosofia di questo posto e quindi questa cosa non può che essere buona. Poi bisogna, il 14 di agosto è difficile fare previsioni, però i presupposti sono ottimi, quindi non vedo l'ora di iniziare a giocare insieme a loro. Ecco.
Dovrai insegnare a loro che cos'è la marea gialla, lo scopriranno presto, però intanto sulla campagna abbonamenti c'è stata una risposta importantissima del pubblico, che è sempre un'arma di questa squadra. Beh, è stato assurdo, cioè nel senso, leggo i numeri, penso che quando 3 settimane fa era 1.400, penso che ci siano tante squadre di A2 che 1.400 non li fanno di media di spettatori in totale, e quindi la conosceranno senza che io gliela presenti, perché sono davvero tantissimi, c'è un entusiasmo incredibile e avranno modo subito di capire in che posto sono finiti, ecco. Ultima notizia dedicata al volley, perché Veronica Costantini, Kidera Eze Blessing e Katia Ekl sono state convocate per il Mondiale Under 21 che si disputerà in Messico dal 17 al 26 di agosto. Un grande traguardo quindi per le ragazze che il prossimo anno vestiranno la maglia della CDA Talmassons in Serie A2, dove al Mondiale le azzurrine saranno impegnate nella fase a gironi contro Brasile, Repubblica Dominicana e Tunisia. Questa, come dicevamo, era l'ultima notizia. Vi ringrazio per essere stati con noi. Appuntamento al Tonight questa sera alle 21:15, ma prima l'intervista integrale a João Ferreira, quindi non perdetevela. Grazie per essere stati con noi. Ci ritroviamo domani con il TG Sport. Una buona serata.